Ciao! Ciao! Come ti chiami? Sara. Michela. Che liceo hai frequentato? Liceo Gian Battista Morgagna, Forlì. Da quanti anni studi francese? 3 di medie, 5 di superiori, 3 di università, fanno... 8... 11 11 anni. Come hai cominciato a studiare francese? Alle medie mi hanno costretto a studiare francese perché era la seconda lingua obbligatoria dopo l'inglese. Ho iniziato alle medie, in prima media. Era obbligatorio, quindi dovevo farlo per forza. Qual è stato il tuo primo approccio alla lingua? All'inizio non mi piaceva per niente, la mia professoressa non insegnava bene, a me non piaceva, pensavo di non essere abbastanza brava per impararla. È stata una brutta esperienza perché non mi è stata insegnata molto bene come lingua, però comunque ho deciso di continuarla al liceo. Qual è stata la tua reazione quando hai scoperto dell'ESABAC? Molto negativa, non volevo assolutamente farlo, era perché sapevo che era una fatica in più, era comunque un lavoro pesante in più e quindi all'inizio non ero per niente entusiasta. All'inizio ero un po' perplessa, però allo stesso tempo ero interessata perché era una cosa completamente nuova, infatti noi eravamo la seconda classe a cui veniva proposto questo progetto, quindi diciamo che l'ho presa molto in modo positivo. Prima di fare l'ESABAC conoscevi il programma e sapevi cosa ti aspettava? Conoscevo, però non mi ero mai informata, quindi no. No, assolutamente no, era qualcosa di completamente nuovo. Descrivi la tua esperienza con l'ESABAC con 3 parole. Impegnativa. Fatica. Importante. Gratificante. Motivante. Esiste. Sì. Sfida. Come mai? Perché mi è servita tantissimo per il mio percorso universitario e grazie ad ESABAC sono riuscita ad entrare all'università di Lausanne, per la quale non ho dovuto sostenere un esame visto che avevo già questo appunto diploma francese. A cosa ti è servito l'ESABAC dopo il liceo? Grazie a ESABAC mi sono potuta iscrivere all'università in Svizzera e in un paese francofono. Il mio francese è migliorato nel corso dei 5 anni complessivi, ma soprattutto negli ultimi 3 anni dove appunto abbiamo fatto ESABAC. A livello di letteratura, comunque di scuola, non è stato difficile perché mi sono abituata tutti quegli anni a studiare francese. Mi ha aiutato... non so in cosa mi ha aiutato. Dal punto di vista letterario, storico, comunque umanistico, ero molto preparata rispetto anche magari ad altre persone che erano qui all'università. Consiglieresti a qualcun altro questa esperienza? Assolutamente sì. Oddio, non lo so, cioè sì e no, dipende. Comunque ti forma, ti fa imparare bene una lingua straniera, quindi sì. Però vedere persone che magari non hanno molta voglia di studiare, di impegnarsi su questa cosa, assolutamente no, perché è davvero dura e bisogna prenderla sul serio. Sì, però bisogna studiare tanto, impegnarsi e soprattutto prenderla in modo positivo ed essere motivati. Quali sono stati per te i vantaggi di questa esperienza? Ho imparato bene una lingua che comunque col tempo ho imparato ad amare durante il liceo, quindi mi ha fatto piacere. Che altro vantaggi personali a livello di crescita personale, soprattutto nella scoperta della cultura francese? Da molte soddisfazioni, c'è anche solo il pensiero di uscire con 2 diplomi. Ha una soddisfazione incredibile. Yes!